Nello scorso video vi ho chiesto che tipo di contenuti volevate vedere su questo canale. Ovviamente se non hai visto il video te lo lascio qui in alto a sinistra. Alcuni di voi mi hanno risposto che volevano vedere le mie Monferraglie passate a cui avevo partecipato. Ho quindi aperto il mio PC e sono andato a cercarmi nel mio vecchio hard disk tutte le clip delle Monferraglie a cui ho partecipato. Le ho messe insieme ed è uscito un video di circa 10 minuti. Ora ve lo faccio partire subito, non vi rubo altro tempo, ma vi volevo dire che questo era l'ultimo video dell'anno e vi volevo augurare buon Natale e mi raccomando, ci vediamo l'anno prossimo con dei nuovi video e delle nuove serie incredibili. Buona visione! Ah, e ovviamente iscriviti al canale, metti like, insomma, seguimi su Instagram, le solite cose, lo sapete già ormai. Allora, qui siamo alla partenza, anche se non abbiamo fatto la partenza quella tutti insieme perché siamo arrivati un filo tardi e erano già partiti da pochi minuti comunque. Qua le prime persone già rimaste a piedi. Qui già gente che spinge il motorino in salita. Oh, e qui inizia la vera e propria Monferraglia, lo sterrato. Qui non so se si vede dalle immagini, ma se si capisce, ma è una discesa molto ripida, infatti come vedete sono tutti bloccati e la gente, alcuni scivolano, addirittura questo davanti a me, vedete che tende a scivolare. Ci sono comunque tante persone che preferiscono scendere a piedi perché è veramente molto ripida e scivolosa. Qui siamo entrati in un campo da cross, è una pista da cross questa, ci hanno fatto entrare. Come si vede praticamente qua, anche questa è salita, non so che percentuale, ma guardate, bisogna spingere il motorino, addirittura il mio amico caduto qua, io cerco di spingere il motorino a accelerare perché veramente non andavano su, era una salita ripidissima. Altra pessima idea!
Qui siamo usciti dalla pista da cross, riprende il percorso. Che bomba sto motore. Oh, qua sorpasso in discesa. Praticamente c'era il punto ristoro, ci siamo fermati a mangiare e dopo siamo ripartiti a fionda. Già in fuga in solitaria sulle strade. Qui si riprende la parte di bosco e si riparte subito con una mega pozzanghera. Questo pezzo era tutto infangato, guardate quello davanti a me come fa fatica, non riesce neanche a salire qua, era un disastro. Figa, non mi attacca più un cazzo là. Le gomme non mi tengono più una minchia. Figa, sono diventate slick. Col fango non tiene più un cazzo. Praticamente qui avevo le ruote talmente infangate che era un monoblocco di fango. Non riuscivo più a guidare il motorino. Qua invece mi si era svitata la marmitta, mi si era svitata la ghiera che tiene la marmitta attaccata al cilindro. Figa, sembra che l'avevo bucata. Posto. Sistemato questo problema, si riprende.
Questo invece credo sia stato il punto più alto che abbiamo toccato. Adesso non so dirvi l'altezza, ma eravamo veramente in alto. State attenti perché sta per succedere un altro guaio al Garelli. State attenti, a breve. Eccolo, eccolo qui, eccolo qui. Eccola, è scesa la catena sia davanti che dietro. Qua non si vede, ma era una salita anche questa ripidissima. È andata giù la catena! Oh, ho fatto... Figa veria! Pensavo fosse la messa frizione. Zio porco, qua cazzo è molto da cross. E si dice se si è smollato. È andata avanti la ruota. Vabbè, allora pistiamola indietro. Pistiamola indietro la ruota. Eh sì, non era... Vedi che adesso tocca a fondo. Vedi che di qua è più indietro, è andata avanti di qua e di là no. Ma tocca a fondo, io pensavo che era... No, tocca qua e da... Sistemato anche questo problema, si riparte e siamo quasi alla fine, credo, qua della Monferraglia. Ultime dritte prima del traguardo, ultime informazioni fondamentali.